La notizia del momento è che il Samsara Beach di Gallipoli rischia la chiusura. Samsara Beach è una delle esperienze più belle musicali degli ultimi 10 anni. Siamo a Gallipoli, nel Salento, una terra che negli ultimi anni appunto è diventata la meta di migliaia e migliaia di turisti, italiani e non solo. E il Samsara rappresenta senza dubbio uno dei punti più conosciuti e una delle attrattive maggiori della zona. Ogni giorno un grande spettacolo in spiaggia con migliaia e migliaia di persone, musica, festa. Soprattutto la particolarità è che si mixano la musica salentina, dei brani per esempio dei Sud Sound System, con la musica elettronica e la dance del momento. Soprattutto hanno creato in quest'anno un vero e proprio format, portando in giro per tutta Italia questo momento di divertimento in salsa Samsara. Negli anni il Samsara si è espanso in Italia, per esempio con il Samsara Beach di Riccione, e all'estero con il Samsara Beach a Pulva, oltre che tutta una serie di feste a tema nei locali di tutta Italia. Con le mani tutte a tempo, vai, ritmo del Samsara Beach! Bene, cos'è successo? In questi giorni il comune di Gallipoli ha notificato la cessione della concessione ad uso degli spazi della Samsara Beach in seguito ad una denuncia della Capitaneria di Porto avvenuta nel mese di luglio ed una sanzione già presentata ai titolari, dove in sostanza si dice che la spiaggia non è adibita a discoteca e non può essere utilizzata come luogo per il ballo di migliaia di persone e quindi addirittura dovranno smantellare tutto nel giro di 60 giorni. Il gruppo del Samsara Beach stava già organizzando per esempio Natale, Capodanno, anche se l'attività invernale è molto ridotta da quelle parti comunque, e la notizia arriva come fulmine a ciel sereno. Ora, in questi casi, come al solito, l'opinione pubblica si spacca in due. Da un lato c'è chi sostiene che è giusto perché comunque i permessi non si sa se c'erano, perché la spiaggia non è una discoteca, perché l'invasione di migliaia di persone, perché non è più la Gallipoli di una volta, non è più il Salento di una volta, eccetera eccetera. Dall'altro invece c'è chi sostiene che il Samsara sia una parte fondamentale dell'intrattenimento della zona, contribuito fortemente allo sviluppo economico anche del Salento in questi ultimi anni, oltre che una bellissima esperienza dove si riuniscono migliaia e migliaia di persone con una festa tutte le settimane, il che ha portato anche negli anni tutti i principali artisti internazionali come italiani nelle console di Gallipoli, rendendone in qualche modo la piccola Ibiza italiana. Non si tratta di stabilire chi ha ragione e chi ha torto, perché non ha senso. Sono in gioco degli interessi contrapposti e sta a chi governa scegliere da che parte stare o comunque il miglior compromesso possibile. Non ha senso neanche stare a lamentarsi che nel nostro paese le cose funzionano così, che le leggi sono confusionarie, eccetera, eccetera. Quello che possiamo fare noi, che riteniamo il Samsara Beach una risorsa importante per il nostro paese, per l'intrattenimento, per la bellissima esperienza che è stata in oltre 10 anni, possiamo che sostenere la proprietà del Samsara Beach. E allora puoi condividere questo video insieme all'hashtag Samsara Never Close, per far sentire non soltanto la nostra vicinanza ai gestori del marchio Samsara, ma anche perché in questo modo dimostriamo di essere tanti a ritenere il Samsara una risorsa importante per il Salento e per tutto il nostro paese. Samsara Never Close.